Un saluto a tutti gli amici di Radio No Frontiere da parte di Bruno Marchionibus di Contropiede Azzurro, qui per commentare insieme a voi il pareggio per 0-0 che ha visto i protagonisti il Napoli di Sarri e il Milan di Gattuso nel match di ieri pomeriggio disputato a San Siro. 0-0 che sicuramente complica non di poco i piani e le speranze azzurre in vista della possibilità di ottenere a fine anno il titolo, dal momento che la Juve, come da pronostico, ha vinto in maniera abbastanza netta e facile sulla Sampdoria per 3-0 nell'incontro disputato allo stadio. E 0-0 che però, al di là della delusione data anche e soprattutto dalle modalità con cui è pervenuto, con l'incredibile intervento miracoloso di Donnarumma su Alec Milik a 1 minuto dalla fine, è comunque giunto al termine di una partita che non permette di muovere agli azzurri assolutamente più di tanto alcun tipo di critica. Il Napoli ha disputato la sua partita al cospetto di una squadra che, a fronte di un avvio di stagione sicuramente negativo, dato anche dalle tante aspettative causate dalla faraonica campagna acquisti estiva, dall'avvento di Gattuso sulla panchina del Milan, fatta eccezione per le prime sciagurate trasferte con Benevento e Verona, ha trovato la quadratura del cerchio e di fatto è la squadra che nel girone di ritorno, dopo Juve e Napoli, è risultata più in forma, è risultata quella capace di fare più punti. E Milan, che tuttavia, al di là del tiro iniziale di Bonaventura, sul quale Reina ha compiuto un intervento magari non decisivo quanto quello di Donnarumma, visto che si era all'inizio della partita, ma senza dubbio di quasi ugual bellezza, il Milan ha provato a mettere in difficoltà gli azzurri con una serie di traversoni dai lati, sui quali però la difesa azzurra ha dimostrato ancora una volta come, quando è in giornata quest'anno, è sicuramente di un altro livello rispetto a quanto visto nelle scorse stagioni, con soprattutto Albiol che ha giganteggiato su tutti e che sulle palle alte di testa ha annullato Kalinic prima e Andre Silva poi. Napoli, che quindi è stato in grado di non concedere quasi nulla al Milan, e ripetendo quanto poi fatto sia nella trasferta di San Siro con l'Inter, sia per esempio nel match olimpico contro la Roma, campi difficili dai quali il Napoli è uscito con la porta inviolata. E però il Napoli ha dimostrato che, come purtroppo da un paio di mesi a questa parte, fa più fatica, fa molta più fatica rispetto a inizio anno a trovare la via del gol. E il Milan è una squadra che si chiude bene. Chi ha seguito Gattuso già nelle sue precedenti esperienze in panchina sa che è un allenatore che dedica molta attenzione alla fase difensiva. Il Pisa l'anno scorso è retrocesso in Serie B, ma era una delle migliori difese della categoria. Quindi il Milan ha chiuso benissimo gli spazi al Napoli, Napoli che però paga inevitabilmente anche una stanchezza dei suoi uomini più importanti e paga una poca lucidità data e una maggior lentezza della manovra data sicuramente da una condizione fisica in calo. E inoltre ieri probabilmente il Napoli ha provato a sfondare quasi sempre per vie centrali, arrivando comunque ad avere un numero discreto di situazioni pericolose nell'area rossonera, su tutta quella beffarda di Milik che già aveva fatto gridare di gioia il popolo partenopeo prima di un intervento fuori da ogni logica di Donnarumma, che sicuramente ha attaccato meno sulle corsie laterali, sia perché a sinistra ovviamente l'assenza di Mario Rui, la presenza di Sai ha fatto sì che giocasse un terzino in appoggio Insigne Amatic destro di piede, quindi che rispetto a Ulam ovviamente, ma anche a Mario Rui, avesse meno facilità nel attaccare la linea di fondo. E a destra il Napoli sta pagando nelle ultime uscite sicuramente uno stato di forma non più ottimale di Allan e Caglione, che non a caso sono quelli che hanno avuto i minutaggi più alti nel corso di questa stagione. Napoli che però ha continuato a fare il proprio gioco, a giocare palla a terra, a scambiare a centrocampo tra Jorginho e Amatic, a giocare molto su Insigne, che sicuramente ad oggi del tridente titolare è l'uomo più in forma, e poi ha inserito Zielinski e Milik nella ripresa. Forse questi cambi potevano essere effettuati anche una decina di minuti prima, però mi ripeto, c'è poco secondo me da rimproverare a un Napoli che ha giocato su un campo difficile e comunque ha provato a fare la sua partita. E come ha detto anche Mister Sarri, rimane il fatto che, scusate la ripetizione, che una squadra come il Milan in casa e come già ha fatto l'Inter il mese scorso esultino per essere riusciti a strappare uno 0-0 al Napoli, dà la dimensione di quello che il Napoli è diventato. E d'altronde io credo che
anche qualora, come purtroppo è probabile, la stagione si chiuda senza la tanto attesa vittoria del titolo, perché è chiaro che adesso per vincere il titolo il Napoli dovrebbe A sperare di andare a vincere a Torino e B vincerle tutte e C sperare che la Juve perda punti anche almeno in una delle trasferte sui campi dell'Inter e della Roma. Però questa squadra va ringraziata perché è una squadra che per struttura, per rosa, per organico, per potenzialità dovrebbe stare a lottare con Roma, Inter e non con la Juve, perché è una squadra che è più vicina di base a Roma, Inter o Lazio che non alla Juve. Eppure il Napoli ancora è in lotta con la Juve, perché la matematica ci dice che ancora è in lotta con la Juve, e si trova a 6 giornate dalla fine a 17 punti di vantaggio rispetto alle terze, che sono Roma e Lazio. E questo è. Deve e non può non dare la dimensione di quanto il Napoli stia compiendo una vera e propria impresa in questa stagione e quanto Sarri e i ragazzi, in qualsiasi caso, in qualsiasi modo si concluda questa stagione, vadano ringraziati per l'impresa sportiva che in ogni caso avranno portato a termine. Un saluto nuovamente a tutti gli amici di Radio Una Frontiera da parte di Bruno Marchioni in busto di contropiede azzurro che vi dà appuntamento per quanto riguarda l'analisi tattica delle partite del Napoli al post partita del prossimo match con l'Udinese. E passiamo adesso all'appuntamento settimanale con Storia Azzurra, la nostra rubrica sulla storia dei partenopei, nel corso della quale oggi parleremo di un'altra delle figure, diciamo di un altro dei calciatori di spicco che il Napoli ha avuto l'onore di annoverare tra le sue fila nel corso dei suoi 90 più anni di storia. Mi riferisco a Rudi Krol, l'olandese, il grande difensore olandese, uno dei pilastri dell'Ajax che cambiò il calcio con Rinus Michels in panchina e dell'Olanda che sfiorò il titolo di campione del mondo e nel 74 e nel 78, che arrivò a Napoli nell'80 su un'intuizione geniale di Antonio Giuliano, grande storica bandiera e capitano degli Azzurri, divenuto poi direttore generale e membro della società partenopea, che andò a pescare appunto Kroll in Canada, al Vancouver, dove il difensore ex Ajax era andato a parere di tutti, diciamo, a concludere una carriera assolutamente gloriosa che lo aveva visto esordire proprio per scelta del tecnico Rinus Michels nell'Ajax sul finire degli anni 60 e che con i lancieri di Amsterdam aveva vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere, iniziando da terzino sinistro e poi passando a giocare al centro, sei campionati olandesi, 4 Coppe d'Olanda, 3 Coppe dei Campioni consecutive, 2 Supercoppe europee ed una Coppa Intercontinentale, il palmarès con i biancorossi del difensore, e che aveva disputato appunto le due Coppe del Mondo del 74 e del 78 con la nazionale olandese, arrivando a un passo dall'alzare il titolo ridato. Come sappiamo, l'Olanda battuta nel 74 dalla Germania, nel 78 dall'Argentina, entrambe le volte quindi dalla nazione padrone di casa. E dopo quindi una più che decennale carriera nell'Ajax, Kroll era andato a giocare in Olanda e Giuliano ebbe l'intuizione di andarlo a pescare, di portarlo a Napoli inizialmente con la formula del prestito che poi si trasformò in un trasferimento a titolo definitivo e il difensore olandese, quindi uno di quelli che erano stati i protagonisti dell'Olanda che aveva rivoluzionato il calcio totale, arrivò nella città che già, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, negli anni 70 aveva avuto con Luis Vinicio in panchina un approccio, uno strizzare l'occhio a quello che era il calcio totale olandese, come abbiamo visto Vinicio fu il primo a portare in Italia quell'idea di calcio. E con Kroll il Napoli arrivò subito, contro ogni pronostico, a sfiorare lo scudetto, la prima stagione dell'olandese all'ombra del Vesuvio, disputata da lui nel ruolo di libero che lo contraddistinguerà per tutto il corso dell'esperienza italiana, nella quale diventerà ovviamente uno dei migliori difensori del campionato, caratterizzandosi per la sua personalità e per la capacità di guidare la difesa e di essere un vero e proprio regista difensivo.
E il Napoli arrivò a sfiorare lo scudetto chiudendo al terzo posto, perdendo una sciagurata partita in casa col Perugia, incredibile, con decine di palle gol sprecate che non riusciranno a rimediare all'iniziale autogol di Ferrario. E la seconda stagione di Kroll anche si chiuderà con un Napoli comunque che giocherà nelle parti alte della classifica, finito quarto, e gli ultimi 2 anni invece dell'olandese vedranno un Napoli in caduta in classifica. L'83-84 il Napoli chiuderà lottando per la salvezza e la stagione di Kroll sarà pesantemente condizionata da un infortunio al ginocchio che lo porteranno a decidere di appunto andare a chiudere stavolta in maniera definitiva la carriera nella Serie B francese e che purtroppo per tutti i tifosi diciamo partenopei non gli permetteranno per pochi mesi di giocare insieme a Diego Armando Maradona che proprio nell'estate dell'84 sarebbe sbarcato a Napoli da Barcellona. Anche per quanto riguarda l'appuntamento con Storia Azzurra, diamo appuntamento a tutti gli amici di Radio Nofrontiere alla prossima puntata, e li saluto sempre, un saluto da parte di Bruno Marchioni, bus di contropiede azzurro.